Luca, però una cosa, noi veniamo qua, facciamo un po' le sceme così. Perché se io veramente, se questo è quello che penso, vuol dire sempre che mi fai contento, per un semplice motivo, perché vuol dire che il mio dovere lo faccio. È vero. Se io non ho questo riscontro, è meglio che la notte non dorma. Io devo dormire come più, almeno quelle 3-4 ore. Perché poi mi chiama lui continuamente. Chiama te già, arriva Iurma, arriva Iurma, ecco, arriva, no, arriva. Bene. Il feeling con gli autori. Cosa posso fare? Ci vediamo domani sera. Ma facciamoci canta, ci vediamo domani sera. Canta. Anch'io vengo domani sera. Chi non può entrare, io lo dico, siccome è una cosa dell'ultimo minuto, sì, è sparito un grande, è scomparso un grande artista l'anno scorso, forse uno dei grandi del mondo. Cioè saranno più così. E quindi a Milano, in piazza San Babila, siccome so che i biglietti non ci sono più, no, che fatica per uno show all'aperto, loro hanno pensato di mettere un mega schermo e chiunque può vederlo. Ah, bello. Quindi, ma io ho preso i biglietti, una fatica. Questo è per far divulgare l'arte, lo faccio. Ed è per questo che ci vado, gratis. Bravo! Bravo. No, perché dovrebbe essere così. Ma non sono tutti così. Allora prova, ricominciamo da capo? Sì! Vuoi un bicchiere d'acqua, Luca? No! Grande! No, voglio un piatto di pizzoccheri! Li faccio io! Guarda che qua vicino, io d'inverno, 3 anni fa, prima di capitare di nuovo nel circuito televisivo, io passavo sempre qua davanti perché il pomeriggio, il pomeriggio la scuola, ma siccome amo da quando ero bambino uno sport che è lo sci, io la mattina andavo, come si dice, a far gambe, degli istruttori sia di Lecco che di Barzo che di Bergamo, e piani di podio a sciare, facevo 3 ore e piani e ritornavo a Milano. Allora so anche dove ci sono tutti i venditori di pizzoccheri. Ma li so fare anch'io, avevo la casa, che i miei nonni avevano preso in affitto a Campo Mizzola, quindi sapete dov'è? Sul paese Vecchiavella, vicino a Mese, un paese di pizzoccheri. Mi so cucinare, stasera tutto a casa sua cucino io a spedizione. Dai! Ringraziare. Grazie a te per lo spirito Luca. E grazie a voi. Grazie a te. Qui dovete comprare il libro, lui firma le copie tra poco. Cosa devo dire? Io ho un pensiero da dare, che sono delle stampe molto belle, degli autori. Ho visto, già. Sono per te. Questa me la sul cuore. 12 stampe per me. Ma che bello. Lecco e dintorni. E dintorni, Varenna, Bellano. E poi qui io non ho detto a Luca, sono stati qui tutti i tromboni, la vitizia, tromboni. Perché tromboni? Non parlare male della gente. No, tromboni è un modo semplice di dire le cose. Grazie Natalia, scusate. Grazie. Ah, lei chi è? Conosco. Fa parte del mio management. Ah, ascolta, le ho anche per te le stampe, perché sei stata molto carina. No, ma tu, scusa. Io non avevo la stampa. È una persona. La stampa di Milano. Sulla bocca io prima di quel discorso che facevo prima. È una persona che funge da filtro insieme alla manager che conosceva e c'è lui. Fungono da filtro a tutte le questioni in cui un artista ci si può trovare. Io non firmo mai un contratto, non parlo mai di niente senza consultare con loro, perché io farei un sacco di cose,
solo che siccome nella vita si approfittano tutti di quello che tu vuoi fare, perché se voglio fare un concerto qui a Lecco, bravo, lo faccio in questo momento, lo farei in questo momento, ma non sono io che decido. Il problema è il comune, l'azienda, il soggiorno, gli organizzatori, gli impresari, quindi devono parlare con loro, perché poi ci sono sempre dei grossi problemi, perché l'impresario magari ha raggiunto già la data un altro, oppure su di me non ci guadagna abbastanza, non ci guadagna con un altro, sono sempre i soldi, ci sono sempre lì. Allora, siccome il soldo è una cosa che mi dà fastidio nelle mani, preferisco avere il tasto del pianoforte che i soldi che tratti di me. Se ti chiedessimo di venire in amicizia a fare una presenza ad una festa? Se è una cosa che permette gli equilibri di concerto, ti faccio esempio stupido, se io mi devo esibire a Sondrio a settembre non lo farò mai, capisci? Perché ci sono delle leggi tra impresari. È un discorso molto... Ma se fosse una sagra di paese di beneficenza? Bisogna vedere, non c'entra, proprio perché magari l'affluenza, questo vale per me ma vale per qualsiasi artista, non dovete prendervela mai con l'artista, dovete capire che ci sono dei meccanismi dietro che vanno al di là del volere dell'artista e del volere del pubblico. Dovrebbero essere sempre dalla parte del pubblico e con il mio management si cerca di fare tutto per il pubblico, perché sennò non avrei neanche deciso all'ultimo momento di fare la cosa domani sera, che è gratuita per intenderci, quindi gratuita nel senso da parte nostra, è chiaro che il pubblico paga perché lo facciamo per dei bambini, dei casini di genere. Quindi nel momento in cui fai una cosa del genere però si muovono dei meccanismi allucinanti, e quindi per poter dire sì è stato detto stamattina in realtà. Bene, chiaro. Grazie di cuore. Grazie a voi. Grazie a Luca, grazie alla Mena che l'ha accompagnato, alla Di Agostini, di quest'anno di Agostini, a tutti quelli che ci hanno aiutato. È stata una bellissima serata che non accadeva da un po' di tempo. Gianluca ha portato fortuna alla città e alla libreria. Lui firma le copie, prendete il libro, grazie. Al prossimo appuntamento. Le foto le fa subito adesso. Grazie a Claudio Milano che è venuto con cuore.